Professore, a circa un anno dal convegno di Bari ci siamo rincontrati all'interno di questa conferenza nazionale a riflettere sui dati che emergono per ciò che riguarda l'accesso al mondo della medicina. Sinteticamente, quali sono i dati che lei stamattina ha voluto proporre? L'area di interesse dell'incontro di Bari dell'anno scorso ha avuto una ulteriore maturazione che ha confermato una serie di problemi sul tappeto. Noi abbiamo un sistema universitario che purtroppo per contingenze nazionali è in fase di progressiva restrizione. Questo riguarda anche le facoltà di medicina. Nell'ultimo anno è stato perso il 9% dei docenti e analoga perdita è certa per l'anno prossimo. Di fronte a questa restrizione competenze c'è però un incremento di bisogni, di necessità e di richieste. Il numero programmato secondo criteri da rivedere, assolutamente da rivedere, da collegare al contesto geografico, al contesto del mutato standard di richiesta sanitaria, di tipologia di richiesta sanitaria, a fronte di un numero programmato che giustamente nell'ultimo anno ha avuto un incremento, noi dovremo far fronte da qui a circa 10 anni, ma il problema che viene da qui a 10 anni è quello che impostiamo in programmazione oggi, perché abbiamo una durata media di corso di studi di 7 anni, 7,2 anni, poi abbiamo 5 anni di specializzazione o 3 anni di medicina generale, quindi quello che facciamo oggi ha ricadute esatte, pari pari da qui a 10 anni. Bene, da qui a 10 anni noi perderemo per un numero di anni almeno di 7-8 circa 14.000-15.000 medici all'anno, per un totale di 120.000-115.000 a cui bisogna togliere la reintegrazione che verrebbe dal numero programmato. Calcolando la perdita però del 15-20%, noi abbiamo circa 6-7 mila nuovi iscritti all'albo ogni anno, a fronte di un'entrata nel corso di laurea superiore al 15-20%. E quindi noi abbiamo questo forte bisogno di incrementare la nostra capacità almeno quantitativa, poi dirò due parole su quella qualitativa, del potenziale formativo. Il problema non riguarda soltanto il corso di laurea in medicina e chirurgia. C'è una stabilità del corso di laurea di odontoiatria, ma qui ci sarebbe il grande interrogativo che solo il 4% della formazione in odontoiatria tiene dopo il settore pubblico, e c'è una necessità gigantesca di consolidare, espandendolo, questo settore nel comparto pubblico, e quindi in realtà c'è una richiesta anche in questo senso. Ma la cosa principale che sta dietro lo sfondo e che non può non essere guardata, anche se non è strettamente attinente alla professione medica, è il problema infermieristico. Il problema infermieristico: noi abbiamo avuto in 7-8 anni una quadruplicazione del numero delle domande e quasi un raddoppio dei posti, ma oggi il mercato del lavoro è costituito solo al 10-15% massimo di formazione di origine universitaria. Il resto della professione, quindi l'85% della professione, è formata come avveniva a quei tempi, senza una impronta universitaria. Allora, che vuol dire? Che questa professione andrà in ricambio e che questo ricambio deve essere formato dall'università. Il che significa che oggi su 160.000 iscritti nelle facoltà di medicina italiane, corsi di laurea di odontoiatria e medicina riguardano 51.000 persone, le altre 100.000 e più sono studenti delle lauree professione dell'area sanitaria. Allora c'è un compito immane su tre fronti, soltanto qualitativi sto dicendo: medicina e chirurgia, odontoiatria e professioni sanitarie. A fronte di questo, una organizzazione universitaria che va a restringere. L'equazione non può andare in pari. E allora bisogna fare un patto, bisogna fare un'alleanza
tra comparti di sanità, accreditando nuovi comparti di sanità alla docenza insieme all'università. E bisogna fare questa apertura nella medicina generale e nella medicina ospedaliera, nonché nella specialistica territoriale. Il problema della medicina generale, che direi è la madre di tutti i problemi, ma non nel senso che li provoca, nel senso che se non guardata con la sufficiente attenzione e col primato degli interventi in questa situazione di emergenza, rischia di creare una serie di problemi a catena. Allora noi abbiamo oggi un corso di formazione qualificato, ma di soli 3 anni, a cura delle regioni. Tutte le specializzazioni sono a cura dell'università 5 anni. La retribuzione, la borsa di studio per questa attività formativa è meno della metà per gli iscritti alla medicina generale rispetto agli specializzandi che sono, diciamo, in carico all'università. Questo cosa significa? Che salvo vocazioni altamente sentite, rischia questa condizione strutturale di mettere la medicina generale in una condizione di scelta di ripiego. Questo è sbagliato, perché la medicina generale è la parte della medicina che l'organizzazione sanitaria determina il monitoraggio costante, il lungo termine sulla prevenzione dei fattori di rischio e sulla gestione della disabilità perdurante. Collega la malattia all'ambiente sociale che l'ha prodotta o comunque che accoglie quella malattia. Cosa voglio dire? Noi oggi offriamo ai neolaureati una formazione su un modello ospedaliero di malattia e non su un modello lungo il decorso di vita del paziente, con la continuità anche tra le polipatologie presenti nel paziente. La medicina generale fa tutto questo. Ma oggi noi non insegniamo medicina generale nell'università e nel corso di formazione abbiamo creato una strada parallela alle specializzazioni, ma più corta e meno retribuita. Tutto questo è sbagliato. Significa costituire la premessa per avere professionisti pochi ma meno inseriti nel collegamento con le altre strutture, e significa sovraccaricare l'ospedale, significa sovraccaricare la rete specialistica. Conclusione: bisogna agire nella primato della medicina generale. Come fare? Si deve partire dalla situazione di oggi e quindi non creare terremoti. Noi non abbiamo bisogno di terremoti, ma abbiamo bisogno di collegamenti. E allora una delle proposte potrebbe essere che opportune convenzioni tra università e regione definiscano che il corso che dà titolo, che abilita, è 3 anni, ma che ci sia una preparazione a questo corso, per esempio di 2 anni, che può essere fatta a ponte con le strutture universitarie. Cosa voglio dire? Che delle scuole di specializzazione a largo impatto, come può essere medicina interna o altre, dovrebbero accogliere in, chiamiamolo soprannumero, i corsisti di medicina generale, per esempio per un biennio, e questi corsisti, fatto questo training, che tra l'altro compenserebbe larghi vuoti che la preparazione prelaurea ha lasciato in tutti i laureati, dopo questo biennio entrerebbero nel vero corso, stavolta retribuito con le stesse borse di studio della scuola di specializzazione, facendo il corso regionale triennale. Questa cosa collegherebbe i due sistemi, collegherebbe il mondo della medicina generale al mondo universitario, e questa mancanza di collegamento è uno dei tanti problemi che con l'analisi della struttura formativa biomedica italiana vorremmo cercare di correggere.